Spesso mi viene chiesto ultimamente il cesareo a richiesta. Cesareo a richiesta vuol dire che non c'è nessuna indicazione medica e voi volete a tutti i costi fare il taglio cesareo per i vostri motivi. Allora, ricordiamo che il taglio cesareo è un intervento chirurgico in tutti gli effetti e anche se molto ormai nell'ordine del giorno, molto diciamo in virgolette banale, può nascondere anche complicazioni abbastanza importanti. In più, il rischio di complicazioni su un cesareo è nettamente maggiore rispetto a un parto vaginale, per cui infezioni, emorragie, lacerazione dell'intestino, della vescica, può capitare più facilmente in queste condizioni di un intervento chirurgico del genere. Di conseguenza, questo si fa quando c'è un motivo medico per farlo, altrimenti saremo tutti a cercare di spiegarvi che è meglio per voi il parto vaginale. Da lì e poi, certo che se vi spaventa così tanto, se esiste un motivo psicologico tale da spaventarvi questa idea, è ovvio che non tutti gli ospedali, ma una gran parte degli ospedali accettano anche il cesareo a richiesta. E ne parlerete ovviamente con chi vi segue, perché non c'è un'indicazione medica. Però ricordatevi che è un po'. Anche se raramente capitano le complicazioni, ma un po' ve la state tirando perché non essendoci un motivo vai a intervenire chirurgicamente.